dopo Dino De Megni riesce a liberarsi dall'allarme, ma è troppo tardi, i rapitori sono già lontani. Seguono giorni di tensione, di manifestazioni popolari, di appelli. Anche i frati francescani di Assisi chiedono la liberazione di Augusto. Gli investigatori, malgrado i numerosi blitz e le segnalazioni rivelatesi poi false, continuano ad indagare con i pochi indizi che hanno in mano. Di attesa ed angoscia, nel 90 altri 7 ostaggi trascorrono il Natale nelle mani dell'anonima sequestra. Sono Mirella Silocchi, Vincenzo Medici, Domenico Paola, Giovanni Murgia, Agostino De Pasquale, Salvatore Scano, Andrea Cortellesi. Non tutti tra loro torneranno a casa. Dopo quasi 4 mesi, più di 100 giorni, arriva la svolta. Viene rilasciato un pastore che porta direttamente al nascondiglio di Augusto. Scatta il blitz dei Nox nella campagna toscana nei pressi di Volterra sulla strada che porta a Siena. Centinaia di agenti all'alba circondano il nascondiglio e il piccolo Augusto viene liberato. Era in una grotta buia e umida fatta di terra e mattoni. I suoi rapitori finiscono in manette, sono in 4, tutti sardi, tutti della provincia di Nuoro. Tra di loro c'è un pericoloso latitante, ma c'è anche Antonio Staffa, il carceriere buono. Fu lui ad opporsi al taglio dell'orecchio e fu lui a restare più degli altri accanto al bambino. Come sei stato trattato? Ma no, corri bene, avevo pasti caldi quasi, sempre la cena. Certo, a pranzo mangiavo poco, però mi hanno trattato bene. Senti, e oggi quando quello lì ti teneva la pistola puntata hai avuto paura? No, lui sotto sotto me lo diceva che non sparava. Sì. Io mi fidavo di lui. Nell'aula del tribunale Augusto rivede i suoi carcerieri. Nel 92 arriva la condanna per tutti i banditi sardi, menti ed esecutori del sequestro. E guardando queste scene mi sembra veramente, cioè mi rendo conto di quanto tempo sia passato, sembravano soprattutto il momento vari delle ricerche, della sera stessa, le macchine della polizia, l'autostrada, sembravano quasi scene del dopoguerra, invece sì, sono passati 17 anni, però anni. Sì, mi fa impressione male rivedere queste scene che non è che riguardo tutti i giorni e rendermi conto che effettivamente il tempo, di tempo ne è passato e molto. E sono successe soprattutto tante cose. Tante cose, sì. Ma è un bambino proprio sereno, rilassato quando ti hanno intervistato. Quelle cose che hai detto, le pensavi veramente? Beh, no, diciamo di no. Io ero vittima in quel momento di quella che i psicologi chiamano sindrome di Stoccolma, un attaccamento quindi morboso nei confronti di quelli che erano i miei carcerieri, sai, magari intesa come l'unico appiglio per poter comunque rimanere in vita, quindi mi ero veramente molto attaccato a loro perché il nostro cervello in certi momenti fa veramente dei giri particolarissimi e quando spesso in televisione viene detto che noi utilizziamo una piccolissima parte della nostra materia grigia, beh, io credo proprio sia vero, esatto. Immagino che tu ricordi tutto di quei giorni e tra l'altro è raccontato che pochi giorni prima del tuo rapimento tu avevi visto in TV Marco Fiora, un altro bambino rapito. A me colpì moltissimo quella storia, io mi ricordo esattamente la liberazione di questo ragazzo, le immagini, me lo ricordo ancora seduto in una sedia con questa canottiera che gli stava grandissima e accarezzava il suo cagnolino. Questa è un'immagine che mi commosse molto, che comunque provai veramente molto... L'hai vista in TV a telegiornale, sì, avevi 10 anni. Sì, 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 sono quei flash che magari nemmeno segui tantissimo, però mi ero appassionato, se così si può dire. Ma era un altro bambino. Esatto, e nel momento in cui sono stato sequestrato ho immediatamente capito che mi stava accadendo quello che, per cui avevo pianto qualche giorno prima per quel bambino là. Sono passati 17 anni, quel bambino Augusto di 10 anni, cosa pensava in quei momenti? Cioè, come passavano i giorni? Ma guarda, prima ti ho parlato delle potenzialità del nostro cervello, effettivamente è così, perché ti rendi conto che non ci sono cose concrete, non posso dirti ho pensato alla casa, alla famiglia, no, perché lì
sai, la sopravvivenza è una cosa estremamente personale, non c'è famiglia, non ci sono genitori, non ci sono mogli o cari in quel momento che c'entrino nulla. Lì sei tu e la tua lotta per la sopravvivenza, punto. Quindi per assurdo la mia famiglia ha pensato ben poco, anche perché comunque loro stavano in una situazione molto più agiata e sicura della mia. Là ti rendi conto che quando spesso si dice, si usa come luogo comune, che una volta toccato il fondo si può solo risalire, avendo passato certi momenti ti dico che realmente è così, perché arrivi in un momento di pianto, di disperazione, di dolore, ma capisci che non ti porta a nulla, a quel punto devi reagire. Poi chiaramente gli strumenti di reazione di un bambino di 10 anni sono limitati, può essere magari, non so, il sognare il tuo supereroe che ti viene a salvare, o cose cavolate di questo tipo. Qual era tipo. Il tuo supereroe? Ti ma ricordi? Non me lo ricordo. Spider-Man, ma no, ma sarà stato un calciatore, un calciatore, perché ero già tifosissimo dall'età di 5-6 anni, quindi magari ero milanista all'epoca, avrei sognato un tuo Gullit che mi salvava con le treccine, qualcosa del genere. Però, sì, però no, effettivamente... se ti devo dire un percorso certo. Mio mentale, non è così razionale da potertelo raccontare poi a parole. Ma il sentimento di quei 4 mesi era di rabbia, di aspettativa, di... c'è stato un sentimento che ti ha accompagnato in quei 4 mesi? Ma guarda, io credo che in quel periodo, in quell'arco di tempo, volevo finisse quell'agonia. Nel bene o nel male, ti sembrerà sciocco, ma era una specie di limbo che comunque ti faceva solamente star male, perché il trattamento era quello che era, non era certo un albergo a 5 stelle, perché comunque la prospettiva di andare a casa era molto lontana. Quella magari di svegliarsi la mattina e aprire gli occhi e trovare tutto buio, quindi non essere più in vita, era un'opzione possibile chiaramente in quelle circostanze. E quel pensiero ti piaceva? No, lo preferivi a quella condizione? Non posso dire che mi piacesse, no, per carità, però sicuramente sarebbe stato comunque sia un mezzo per finire quell'agonia, quindi l'arrivo di un qualcosa di nuovo, di diverso, che avrebbe spezzato quel momento, quel limbo. Tanto una cosa a cui non avevo mai pensato quando tu segui queste storie, i rapitori avevano detto ad agosto che i genitori non volevano pagare il riscatto. A quel punto un bambino di 10 anni, delle persone che ti hanno rapito, ti mettono in delle condizioni, ti fanno trascorrere del tempo, quel bambino crede ai suoi rapitori, crede che la mamma e il papà l'abbiano abbandonato. Beh sì, ci si pensa. Non so poi onestamente che pro, nel senso che non è che poi io lì ero e lì dovevo rimanere, quindi se mi fosse attaccato più a loro, più alla famiglia, il risultato poi finale non sarebbe poi più tanto cambiato. Lì ero e lì ero segregato, insomma. Però sì, c'è questa... non l'ho riscontrato chiaramente solo nel mio caso. Poi chiaramente chi subisce un crimine come il mio viene assolutamente sensibilizzata a quelle che sono vicende di cronaca appunto simile alla mia, da lì a poi agli anni che sono venuti. Fino adesso che per fortuna se ne sente sempre meno parlare. Sì, purtroppo si sentono sempre invece più ragazzi che spariscono. Sì, sì. Purtroppo quello sì accade. Purtroppo, sì, quelli magari non sono sequestri per estorsione, per denaro, ma lo sono per purtroppo altre mille ragioni diverse. La prima notte che hai dormito a casa, che sei tornato, perché tu per 4 mesi sei stato rannicchiato come un feto nella pancia di una mamma. Per la prima volta dopo 4 mesi potevi avere il tuo letto, il tuo cuscino, la tua coperta, l'acqua, qualcosa di caldo, una coperta soffice, delle pareti. Ma io mi ricordo la prima notte, anzi le primissime notti me le ricordo, sotto il lenzuolo completamente coperto anche la testa, una piccola torcia con me elettrica, la porta della camera chiusa a chiave, quindi è una specie di seconda segregazione, non so come chiamarla. Comunque molta diffidenza di tutto quello che mi circondava, credo di poterla interpretare così. Oggi sei ancora diffidente? Ma lo sono moltissimo, penso che faccia parte del mio DNA e non della mia storia. Però chiaramente dovrei tornare indietro con il tempo, rinascere, ricondurre una vita dai 0 ai 27 anni senza questa esperienza e confrontarmi. Purtroppo non è possibile, lo farai subito, ma non si può fare. E quindi ti dico, io penso di poterlo magari, ecco, additare al mio DNA, il fatto di essere molto diffidente. Tra l'altro...